Vice Sindaco, dopo un lungo periodo di chiusura, Gavirate prima di tutto, ma tutta la provincia di Varese, i turisti possono tornare a godere di questo splendido luogo che è il Chiostro. Siete soddisfatti? Sì, siamo soddisfatissimi, io in modo in particolare perché mi sono speso veramente tantissimo grazie al placito dell'amministrazione comunale. Devo ringraziare veramente Provincia che ha seguito questo percorso e adesso siamo qua in un posto che era semi-abbandonato per motivi diversi e lo possiamo veramente rendere usufruibile a tutti i cittadini di Gavirate e di tutto il territorio. Quindi la risposta è sì, sono molto soddisfatto questa sera. Senta, però è una bella responsabilità perché un luogo di questo tipo vorrà delle iniziative importanti. Questa è la sfida, ma d'altronde le cose belle propongono delle sfide altrettanto importanti, quindi è giusto che questo onere che ci siamo presi della gestione debba essere valorizzato il più possibile e noi ci impegneremo per far questo. Già giovedì prossimo ci sarà la prima riunione con le associazioni del territorio per proporre quello che è lo schema che il Comune propone come gestione e da lì partiremo. Abbiamo poco tempo, però devo dire che già nel periodo, questo diciamo, percorso partirà da settembre-ottobre, nel periodo di luglio-agosto, comunque dopodomani presenteremo già una serie di eventi che permetteranno di usufruire il chiostro, ci saranno concerti, mostre, oltre ovviamente l'oltre l'indifferenza dell'Alzheimer Fest che parte praticamente domani, ma da stasera ci sarà questa anteprima che presenteremo tra pochi minuti.